Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 9 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Attendendo Valentino. O Valentina. A nemmeno una settimana da San Valentino avete già fatto i vostri piani, tutto in ordine per sorprendere il partner con un long weekend stratosferico, partenza venerdì, rientro martedì sera, senza neppure dimenticare i cuoricini di cioccolato, lo champagne e le rose. Costerà un botto, ma per celebrare questo splendido amore ne vale senz'altro la pena, il romanticismo è un'avventura meravigliosa, tra baci e coccole vi sentite già una cosa sola. Se poi la coppia in dolce attesa aspettare Valentino. O Valentina sarà una magica emozione. Meglio di così i sentimenti non potrebbero andare. Con Venere acquatica in trigono al vostro segno e in sintonia con la Luna e Urano gentilissimi. Alla grande tutte le relazioni interpersonali in genere, dall'amicizia all'amore, fino al rapporto coi parenti, con l'ambiente circostante e soprattutto con se stessi. Diceva bene Marco Aurelio: chi vive in armonia con se stesso vive in armonia con l'universo. Il pensiero di qualcuno vola verso il consultante, potrebbe essere un ex partner, l'attuale, un amico, una persona interessata. Tuttavia il consultante potrebbe essere attraversato da un periodo di pessimismo e di incertezze. I single beneficiano di persone interessate a intrattenere un rapporto con loro, ma non sempre ci riusciranno. È il momento di pensare a un viaggio o a una vacanza, i nati di domenica e venerdì hanno bisogno di molto riposo in questo periodo. Per ottenere buoni risultati mostrati più grintoso, più convinto. Non essere troppo critico. Momenti piacevoli in compagnia di amici. Quante volte avete pensato di riorganizzare la vostra vita? Oggi Venere e Giove vi aiuteranno in questa impresa. Per iniziare avete bisogno di nuova linfa e nuove energie che vi saranno date a patto che perdoniate di cuore tutti i torti subiti in passato. Aspettatevi notizie importanti che arrivano da molto lontano o da persone che si sono allontanate da voi. E ora che vi dedichiate un po' alla casa, i vostri doveri familiari vi richiamano a gran voce e non amano essere trascurati. Lettere in arrivo per posta. Non date motivo al vostro partner di ingelosirsi, lo è già tanto per conto suo. Fate in modo da essere sempre trasparenti agli occhi suoi e soprattutto. Siate sinceri. Pensate sempre ad una persona che ultimamente vi ha riservato un trattamento inaspettato. Non lanciatevi subito, ma siate prudenti. Ogni occasione è buona per poltrire, ma hai poco tempo per rimettere in piedi le tue speranze. Datti da fare. Mercurio sembra ostacolarvi oggi in tutti i modi, ma è solo apparenza, in serata avrete dei buoni momenti. Evitate di accettare nuove richieste di amicizia sui social network. Le situazioni intorno a voi muteranno improvvisamente direzione e voi potreste perdere qualche progetto. Soprattutto se ricoprite un ruolo di comando, non dovete lasciarvi influenzare da quello che vi diranno in molti per farvi cambiare idea. Di solito riuscite a prendere le cose in modo sufficientemente distaccato, ma oggi dovrete fare uno sforzo speciale per non entrare troppo in confidenza con una persona che incontrerete. In questa giornata è fondamentale che riusciate a dimostrare ai vostri amici o al partner tutto l'amore che avete nei loro confronti, poiché ultimamente avete peccato di ingenuità, credendo che non avessero bisogno del vostro calore. Un ottimo aspetto del team Venere, Nettuno vi tocca molto da vicino poiché avviene nel segno che compone l'elemento acqua di cui voi Cancro fate parte. Il duo Venere, Nettuno è ospitato nel suo regno acquatico, i pesci e proprio per questo favorisce il vostro segno del Cancro. Questo aspetto favorisce principalmente la vita emotiva, sensibile, sentimentale, per voi centrale, anzi fondamentale nell'esistenza. Ne beneficia in modo netto e specifico la vita familiare, gratificata da un buon grado di concordia tra tutti i componenti. Se si erano verificati screzi nei giorni precedenti, adesso è abbastanza probabile che questi dissapori si allontanino. Questa giornata di giovedì permette un recupero psicofisico,
C'è tanto da fare e tanto da recuperare, anche vista dei prossimi giorni. Intanto Venere chiede luce in amore, e lo dico in particolare a quelli che hanno vissuto una crisi nel mese di dicembre. Le stelle premiano i coraggiosi e coloro che vogliono capire cosa fare, e questo vale anche dal punto di vista lavorativo. Di ottimo umore, beati voi, ma col supporto smaccato delle stelle è impossibile non esserlo. Da un lato vi godete i favori di Urano, dall'altro quelli della Luna in Vergine, entrambi in sestile, mentre Venere e Nettuno, romantici quanto è più di voi, vi accarezzano con un trigono, accompagnando le rime che vi dedicano con una musica dolce suonata al pianoforte o alla chitarra. Magari qualche stecca la prenderanno pure, ma a voi questa dichiarazione farà così piacere che non la noterete neppure. Amore ed Eros. Se per ragioni di lavoro o studio l'amore è lontano anche a inizio settimana, contate i giorni che vi separano per riabbracciarvi e ritrovare il calore dell'intesa. Smaniosi anche di ritrovare amici e parenti lontani. Una scappata al paesello il prossimo weekend vi consentirà di rivivere emozioni e ricordi di un buon tempo andato. Piacevole serata in buona compagnia, magari non sarà l'amicizia per la vita, ma una persona simpatica con cui far conversazione e trascorrere un po' di tempo diverso rispetto alla solita noia. Cari Cancro, torna la tranquillità nella vostra vita amorosa dopo un periodo un po' pesante. Sul lavoro bisogna fare attenzione e ricaricare le batterie perché sta per arrivare un periodo un po' stancante. Vedrete che presto il meglio arriverà. Quando siete in difficoltà avete ancora la tendenza a fidarvi solo di voi stessi, trascurando anche l'aiuto prezioso che potrebbe arrivare dal partner. Ecco perché aumentano le discussioni tra voi e la dolce metà, che non ha tutti i torti. Ottimo momento per mettere in campo le vostre iniziative sentimentali. Specie se desiderate avviare una nuova relazione d'amore, gli astri non potrebbero essere più propizi. Dalla vostra ci sono Nettuno e Urano in Toro, le forze della sensibilità, della trasformazione e dello slancio emozionale, tutte pronte a lanciarvi in nuovi orizzonti sentimentali. Sappiate approfittarne, specie se appartenete alla terza decade e non cedete alle paure che un Plutone opposto potrebbe instillarvi. Lavoro e denaro. Se avete un'attività in proprio che vi consente di sfoderare tutta la vostra creatività, prendetevi tutto il tempo necessario, spegnete il cellulare, nascondete l'orologio e ... buon viaggio verso le cime dell'Elicona, sede delle nove muse ispiratrici. Intuito e pragmatismo lavorano in team. Anche la tecnologia ci infila sapientemente lo zampino, insomma siete uomini e donne del presente proiettati verso il futuro ma con un grande rispetto per la tradizione e un amore sconfinato per la bellezza, l'arte e la natura. Un collega potrebbe darvi uno spunto per avviare un progetto che si rivelerebbe molto remunerativo se ben studiato e presentato a chi di dovere, ma dovrete avere pazienza e rivederlo, perché no, al rialzo. Attenzione alle spese pazze e incontrollate. I buoni aspetti che si irradiano per voi in cielo potrebbero rendervi eccessivamente entusiasti dello shopping selvaggio e irrazionale. Benessere. State bene e basta un'occhiata per averne conferma, incarnato roseo, occhi brillanti, figura tonica e scattante, insomma siete uno schianto da baciare e abbracciare. Un buon allenamento in vista di San Valentino. Potrebbero fare capolino malesseri, magari legati alla stagione. Guardatevi da situazioni stressanti e nutritevi con calma e tranquillità, magari concedendovi una serata di sano egoismo, tutta per voi. Per lei, follemente attratte dal bel tipo conosciuto sulla neve, un incontro troppo breve, ahimè, per far nascere una storia. Ma se la scintilla è scoccata il fuoco attecchirà, dategli tempo. Per lui, in crescita esponenziale l'interesse per l'ambiente, la natura, l'arte. Non c'è mostra sull'argomento che non vi veda presenti e interessatissimi, impegnati a prendere appunti. Colore delle emozioni, rosa pesca. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace,
sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.